Voglia di fare musica. Ciao, oggi torniamo a parlare di vinili, non nella nostra consueta diretta del martedì mattina, ma insomma creiamo uno spazio per parlare un po' di vinili, ma soprattutto di copertine. Un po' di tempo fa avevamo parlato dei King Crimson e oggi invece vi voglio portare brevemente, perché andiamo solo a raccontare qualcosina di queste copertine, vi voglio portare nel mondo dei Pink Floyd di Roger Waters, con un album storico che non può mancare nelle vostre case ed è The Wall, e poi andremo a parlare anche dell'album dei Jethro Tull, ovvero Aqualung. Due copertine particolari e sviscereremo un pochettino quelle che sono appunto queste copertine. We don't need no education. Bene, allora partiamo subito con la prima copertina, che è quella di The Wall. Quando si parla di muri, si dice che il muro non è mai costruito da un singolo individuo, in realtà per alzare qualsiasi muro ci vogliono più persone. Ed effettivamente è una frase che insomma ci insegna molte cose, i muri che alziamo ma anche i muri che in qualche modo dobbiamo abbattere. E The Wall, se vogliamo, è una di quelle storie vere, angoscianti, allo stesso modo, allo stesso tempo alienanti, che abbiano mai trovato posto in uno spartito. Chi è che non ha in qualche modo canticchiato i brani all'interno di The Wall, magari anche mentre si fa la doccia, perché no? Però c'è un aspetto in The Wall particolare, perché si fonde un po' la magia, ma allo stesso tempo anche la faccia opposta della magia, che è la realtà. Perché si dice questo? Perché effettivamente quello che succede nell'album di The Wall, e soprattutto al protagonista, può succedere a qualsiasi di noi, anzi si dice addirittura che stia già accadendo in qualche parte del mondo. Buona parte però di questo album e di questo capolavoro è sicuramente opera, sì, ok, di Roger Waters, sicuramente dei personaggi che sono all'interno appunto di questo, se vogliamo, anche un po' romanzo. Si dice essere la compagnia delle 5M: mamma, maestro, moglie, magistrato e Martelli. Questi sono praticamente i protagonisti dei 5M che troveremo all'interno di questo album. Effettivamente non ci ho mai fatto molto caso, ma tutti sono legati all'autore principale, che è Pink. E cosa succede? Succede che alla fine della storia Pink si ritroverà a fare i conti con ognuno di questi personaggi. E allora ecco che, quando vi dicevo andiamo a raccontare un po' di questi personaggi di questo album, partiamo proprio dalla prima M, ovvero la mamma di Pink. Come facciamo, insomma, a scoprire intanto la mamma di Pink? Intanto lei è una signora dallo sguardo severo, preoccupato, il suo corpo è un vero muro, cioè, perché lei deve proteggere e riparare e isolare Pink da tutto il resto del mondo. La madre mette i primi mattoni quando Pink è addirittura un bimbo, un fanciullo indifeso, e gli mette addirittura addosso questa paura di vivere, e continua anche nel periodo dell'infanzia, dell'adolescenza, continua a infondergli questa paura, e praticamente gli dice che ogni cosa può comunque essere un pericolo per lui. E in alcuni disegni di Gerald Scarfe, che tra l'altro ha scritto anche un bellissimo libro dove racconta proprio tutto il lavoro di The Wall, ebbene, si vede che la mamma di Pink viene raffigurata alle volte solamente con una fessura orizzontale, e quindi anche senza corpo, e altre volte e si dice possa essere probabilmente la bocca della mamma anche quando parla, e altre volte invece viene raffigurata proprio con le sembianze di una persona. E insomma, dalla mamma di Pink si passa al maestro. Chi è che non si ricorda il maestro in questo capolavoro, soprattutto nel video? Il maestro, che ha dei binocoli al posto degli occhi e poi ha delle lunghe gambe a bacchetta. Utilizza la bacchetta perché? La utilizza per
insomma, bacchettare i bambini a scuola, no? Anche un po' picchiarlo, un gesto, se vogliamo, di frustrazione nei confronti, insomma, dei più deboli, per un uomo debole, picchiato, maltrattato da sua moglie a sua volta a casa. Ecco che lui quindi si sfoga praticamente sui suoi alunni. The Schoolmaster è appunto famoso tanto quanto la copertina di The Wall. La sua lunghezza rappresenta anche il fatto che in qualche modo può arrivare, vedere e toccare dappertutto. Ve lo ricordate anche come immagine di questo pupazzo che insomma, pieno d'aria, sventola e veramente arriva un po' ovunque. Mi aveva colpito anche quando al concerto di The Wall di Roger Waters, effettivamente questo Schoolmaster arrivava un po' ovunque sulla folla, soprattutto davanti al palco. E l'immagine, insomma, sempre del maestro, riassume la parte di The Wall in cui Waters racconta la scuola e quindi il maestro mette i bambini praticamente dentro un imbuto e in questo senso praticamente fa sì che rimangano sì protetti sotto il tetto della scuola, ma anche un pochettino bacchettati. Abbiamo parlato, insomma, di mamma, di maestro, ma Pink in realtà ha anche una moglie. Quindi la moglie di Pink chi è? Beh, intanto, tornando un po' al disegnatore proprio di The Wall, ovvero Gerald Scarfe, si scopre che lui decide di disegnare la moglie di Pink come una creatura metà scorpione e metà mantide religiosa, che per natura attira il maschio a sé, ma allo stesso tempo, durante il rapporto sessuale, lo uccide. Queste donne che hanno questo potere. E in diversi disegni i capelli lunghi sono addirittura delle fiamme altissime. Essere una rockstar in qualche modo costringe Pink a vivere lontano dalla moglie, che però, insomma, diventa per lui veramente un disastro questa lontananza dalla moglie e unendo anche non solo la lontananza ma anche il tradimento di lei, lo fanno entrare in un vortice di solitudine che si traduce praticamente in un bel po' di mattoni che lui mette proprio nel suo muro. E poi ci sono loro, questi martelli che camminano, e fanno una marcia. La marcia dei martelli sono rossi e neri, sono incrociati e sono in qualche modo la metafora dell'abbattimento dei muri, quindi praticamente si usano questi martelli per abbattere muri politici, razziali, ideali, la famiglia, quelli che si trovano nella scuola, nel posto di lavoro, insomma tra uomo e donna, tutto quello che viene in mente per, diciamo così, abbattere questi muri. E Waters vuole dare un messaggio chiaro e positivo con questi suoi martelli, ma in realtà in The Wall, se vogliamo, diventano negativi. Anche, quindi non hanno solo la valenza positiva, diventano anche negativa e seguono Pink per sfondare la sua porta e tirarlo proprio fuori dal muro. La marcia dei martelli possiamo dire che è il passato e poi, insomma, bisogna correre fino a quando prima o poi si raggiungerà quello che è forse la pace, non lo so. Infine l'ultima M è quella del magistrato o il giudice, di gran lunga, se vogliamo, la figura più inquietante. Perché? Perché il corpo del giudice intanto è composto solo dalla parte inferiore, quindi troviamo solo le gambe e gli organi genitali. È enorme, è spietato e ha due grandi natiche, quindi ha il sedere, il sederone grosso, che è pronto a, pensate, a defecare su Pink. Cioè, un'immagine veramente, non oso pensare anche dal vero cosa potrebbe accadere. Va bene, ma probabilmente questo suo aspetto un po' così, brutto, brutale, sta anche un po' a significare quella macchina del fango a cui spesso sono sottoposti, se vogliamo, gli innocenti nelle aule dei tribunali. E insomma, nella cover di The Wall
nel gatefold è visibile e distinguibile, tranne Pink, una formica in uno stadio pieno e chiassoso e luminoso per la luce di un riflettore. C'è poi la prigione di Pink. Questa è la prigione. C'è la prigione di Pink, il cui pubblico ministero è il processo, e in alto un aereo che arriva in picchiata. Ve lo ricordate che in qualche modo la fusoliera, appunto, di questo aereo che arriva in picchiata sembra anche una bocca urlante. L'aereo è proprio quello che è, se vogliamo, da inizio alla storia di The Wall, e quindi si può dire come tutto ha avuto inizio. Tra l'altro, guardando anche questo aereo, si vede al di là della fusoliera che sembra una bocca, ma sembra che abbia anche gli occhi, che quindi veda bene dove poter mirare. Ecco, questa è un po' una parte della storia della copertina di The Wall, e come vi dicevo, noi abbiamo analizzato, diciamo così, le 5M o le 5 persone che fanno parte di questa storia. Dopo The Wall parliamo di quest'altro album, che è Jethro Tull, Aqualung. Copertina di Aqualung, anche questa molto particolare, ed è una delle più famose nella storia del prog, e amatissima dai fan e non solo da Ian Anderson, il frontman proprio dei Jethro Tull.